E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video vlog un po' particolare. Allora ragazzi, cosa che mi ha spinto un po' a farvi questo video di parlare sia di Xenoverse 2, di Kakarot e di Sparking Zero? Allora, perché ci sono in ballo molte novità, ci tenevo a parlarvelo per lo più in questo vlog. Ragazzi, Xenoverse 2 e Kakarot affronteranno due DLC, che sarebbe per Xenoverse 2 e Xenoverse 2 sarebbe il Future Saga 2, per quanto riguarda Kakarot sarebbe l'avvenimento di Dragon Ball Daima. Allora, faccio la premessa che non l'ho visto neanche i primi episodi, non lo so nemmeno io dove siamo arrivati, ma con tutta sincerità non mi fa impazzire l'idea. Per Xenoverse 2 direi di sì, ma per Kakarot no, cioè perché si chiama Dragon Ball Z Kakarot e perché voi mi fate un'espansione con questo contenuto? Per quanto riguarda invece Sparking Zero, ragazzi, vorrei esservi sincero, già Dragon Ball Daima è presente, cioè il sesto personaggio avuto in bundle col gioco è proprio lui, Gogu Mini. Non mi sta a significare nulla, ragazzi, io l'ho pure provato ed è di una scarsezza veramente unica. È più forte Goku bambino della prima serie, cioè pensate un po' voi dove siamo arrivati. Per Xenoverse 2, ragazzi, io penso che sia ancora del tutto inutile continuare a supportare un gioco vecchio di 7 anni fa, cioè se non addirittura 8 anni fa, ma non lo so su per giù dove siamo arrivati. Kakarot, con tutta sincerità, avrei più apprezzato il continuo anche della saga dei film, dei spin-off, delle UAV. Cioè, per esempio, hanno voluto mettere Dragon Ball 1, hanno messo pure l'episodio di Bardock. Cioè, io ho capito che volevate riproporre, ma questa cosa di fare Dragon Ball 1, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e poi quello non canonico, Dragon Ball GT. Mo' lasciamo perdere canonico, non canonico, ma alla fine è bello il Super Saiyan di terzo livello, di quarto livello, e Gogeta Super Saiyan 4. Cioè, ditemi quello che volete, ma è fichissimo. Io pure recentemente ho rivisto Dragon Ball GT, più che altro più verso la fine della saga di Baby e l'inizio di Super C17. Un po' quello ho cominciato a vedere, però lo dovevo pure finire, però per mancanza di tempo, ragazzi. Sparking Zero, ragazzi, sto notando che molti si stanno lamentando di questa cosa che è morto per l'online, bla 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 bla, ma con tutta sincerità non trovo perché dicono solo stronzate con quella bocca. Per carità, il gioco presenta alcuni problemi che noi vediamo sotto la mappa, per carità, ci può stare, figuratevi, il gioco è uscito da poco, da neanche un mese su per giù, ma comunque, ragazzi. Allora, io c'è una cosa che voglio dire di Sparking Zero. Ragazzi, è la storia. Cioè, la modalità storia va bene concentrarsi anche con l'avvenimento di Dragon Ball Super, però io l'unica storia che ho completato al 100%, compreso le missioni secondarie, ovvero il racconto alternativo, è solo quello con Junior. Solo quello ho finito. Né con Goku, né con Vegeta, neanche con Jiren, perché ha un avvenimento che devi stare incollato. Cioè, devi stare incollato e minimo può passare addirittura un'ora. Cioè, voi pensate, ho sbloccato qualcosina. Per esempio, ho sbloccato un episodio della battaglia che praticamente in Dragon Ball Super, nella saga di Black Goku, io ho saltato tutto il punto finché non arriva Zamasu Fusione Corrotto, ma già arriva Trunks con la spada dello spirito, se non erro, della speranza. Non mi ricordo come si chiamava quella mossa. Però ragazzi, Sparking Zero io me lo sarei aspettato. Allora, non sono entrato ancora nell'online, attenzione, nell'online non sono assolutamente entrato. Allora, io mi sarei aspettato, come vi posso dire, già pure Dragon Ball 1. Se volevate dire, e tutti quanti ci siamo messi la testa fasciata che questo era il gioco definitivo, non è che sto parlando male, ragazzi, che sto soltanto esponendo che dovevo iniziare da Dragon Ball 1, poi sarebbe continuato Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e poi magari in un futuro arriverà, in un futuro DLC arriverà Dragon Ball GT, e questo veramente lo spero perché che cazzo, voglio vedere pure questo, mo lasciamo perdere, non è la storyline di Dragon Ball, ma comunque è bellissimo. Tutto l'avvenimento di Dragon Ball Super, ragazzi, mi è piaciuto. Per quanto riguarda invece l'online, ragazzi, l'online ancora non mi sono buttato perché io ancora sto affrontando, come posso dire, l'offline. E mi sto trovando pure bene contro la CPU, a parte che ho leggermente un po', come posso dire, mandato avanti. Perché
cioè, con il livello di difficoltà, l'ho mandato con tutta la tranquillità in avanti e mi sto trovando bene perché sapete che nell'online basta che metti gira in massima potenza e Goku Ultra Istinto completo e pa, sono tutti bravissimi a giocare a Sparking Zero. Io invece vorrei andare un po' più con ordine. Non lo so, ragazzi, se e di cosa è portarvi le PvP. Devo vedere un po', almeno che non le doppio registro, ma li doppio io in post produzione, come vi posso dire. Però alla fine voglio portarvi pure questo avvenimento. Avete richiesto tutti quanti il torneo mondiale, cioè voi sapete che il torneo mondiale di Sparking Zero ha diverse categorie, però io lo vorrei portare anch'io. Vorrei portarlo con tutta tranquillità, scusatemi. Bene, ragazzi, il video è quasi concluso. E mi sembra che vi ho detto tutto. Comunque, Sparking Zero, ricordatevelo per l'ennesima volta, è Budokai Tenkaichi 4. Mo' lasciamo perdere, si chiama Sparking Zero, però, per esempio, nella versione orientale del gioco si chiama Sparking Meteor, Budokai Tenkaichi 3. Si chiama Sparking Meteor. E adesso Sparking Zero è Budokai Tenkaichi 4 per noi. È lo stesso, perché proprio cronologicamente è canonico proprio della serie Budokai Tenkaichi. E comunque questo è il video, è qua, è finito qua, ragazzi. Ditemi un po' la vostra, cosa ne pensate di tutto Dragon Ball Daima. Ancora non è arrivata a una conclusione, già lo vogliono mettere. Cioè, non capisco il perché, ragazzi, non capisco veramente il perché di fare sta cosa. Perché con tutta sincerità la potevano pure onde evitare. La potevano onde evitare, si sarebbero concentrati, ecco, per esempio, rifare tutto Dragon Ball GT o tutto Dragon Ball Super. E tra l'altro, i personaggi che già sono prefissi del primo DLC sono naturalmente Gamma 1, Gamma 2 e ve lo dico subito, Vegeta Mini è un personaggio, non ho capito se fa parte di Daima, ma sembrerebbe essere una sottospecie di Mira direttamente da Xenoverse 2, però come voi ben sapete cronologicamente Fu è il figlio di Towa e Mira, originariamente lui il figlio ed è il nipote di Darbula, come abbiamo seguito anche in un DLC. E ragazzi, bene, il video lo chiudo qua, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, seguitemi sui social, trovate i nickname qua in descrizione, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!